Mi ricordo ancora quelle mattine d'estate quando andavo con il mio nonno a prendere dell'erba per gli animali. Era una piacevole sensazione che ce l'ho ben presente anche oggi, semplicemente per camminarli accanto. Ero così felice, avevo 6-7 anni, sono nata a Bucarest nel periodo del comunismo e mi ricordo che mi ritenevo fortunata perché rispetto ai miei compagni di classe che magari vivevano negli appartamenti piccoli, spazi ristretti, in quei condomini tutti uguali, grigi, con 2-3 generazioni dentro in questi spazi ristretti, io abitavo in una casa semplice ma di campagna in mezzo al verde e allora ero molto felice, mi ritenevo fortunata perché avevo tanto spazio per correre, per giocare. E mi ricordo che ero molto magra invece, tanto è che i miei compagni di gioco, i compagni di classe, mi avevano dato subito un soprannome, mi chiamavano tipo scheletro. E insomma, non andavo molto fiera di questa cosa. Era una mia fragilità che l'avevo portata fino all'età dell'adolescenza, un po' nascosta, un po' custodita. Poi da adolescente mi sono trovata con qualche chilo in più. Pesavo sui 66 kg, 65-66 kg e non mi sentivo molto al mio agio con questo nuovo corpo, un po' goffo, un po'. Mi sono poi interessata subito, da circa 20 anni, da quando sono andata via di casa, perché ho studiato fuori dalla città, dalla mia città, e mi sono sempre interessata alle diete sane, a come prendersi meglio cura del proprio corpo, al cibo, non tanto come per apparire meglio, per star meglio, ma come nutrimento anche per l'anima, perché io cercavo di trovare un po' di pace, un po' di darmi un po' di pace, di trovarmi un po' più in armonia con il mio corpo. E ho iniziato a fare anche sport da quell'età, da 20 anni circa. Mi sono appassionata ai corsi di aerobica, andavano molto di moda ma mi piacevano tantissimo e mi ricordo che all'inizio mi mettevo dietro alla sala per non guardarmi e vedermi troppo davanti allo specchio. Poi dopo un anno circa ho preso il brevetto per insegnare aerobica. E perché sentivo questo bisogno di coinvolgere anche gli altri, di motivare anche gli altri nel cambiamento. Poi da lì in poi lo sport e l'alimentazione sana sono diventati i miei alleati perché sono sempre stata attenta, sono sempre stata molto attenta, ma mi piaceva un sacco comunque sia mangiare sano ma anche muovermi, essere sempre in movimento, mi piaceva sin da piccola. E penso che darsi pace non vuol dire, non puoi farlo solo parzialmente, non puoi ignorare alcuni aspetti, non so, emotivi, magari valorizzare gli altri, l'aspetto fisico, perché mente e corpo sono correlati direttamente e penso che il corpo non è semplicemente una macchina da parcheggiare a fine percorso, a fine viaggio, ma è un mezzo di trasformazione, non è un carburante semplicemente, è un mezzo di trasformazione perché mangiandoci ci trasformiamo in quello che diventiamo tra un paio di mesi, tra 7 anni. Oggi sentiamo spesso che si parla dell'epigenetica, di quanto l'ambiente influisce il nostro DNA. Non è così scontato sapere che le nostre abitudini di vita, oppure gli elementi culturali, non so, oppure l'alimentazione, possono influire, possono avere un impatto così importante sul nostro DNA. Non è così scontato. Una dieta malsana può inibire alcuni geni, può creare degli errori a livello del nostro DNA, si possono creare dei processi infiammatori cronici. Oggi si parla tanto del microbiota intestinale, del collegamento con il cervello, con i processi cognitivi, con le emozioni, con l'ansia, con la depressione, con le malattie neurodegenerative. Ci sono dei studi in corso ormai da parecchi anni ed è importante saperlo. Allora abbiamo anche una responsabilità in più, perché se le nostre abitudini di vita influenzano così tanto ogni cellula del nostro corpo, rischiano di influenzare anche la vita dei nostri figli o dei nostri nipoti, se quello che, non so, se mangiamo sano o non mangiamo sano, se fumiamo o non fumiamo, se beviamo alcolici oppure no, oppure altre dipendenze, tutto influisce non solo sulla nostra salute. Allora siamo un po' artefici e magi, insomma, della nostra biologia, della nostra chimica. E dobbiamo anche sfatare quel mito che dice io sono fatta così. Non siamo fatti così. Siamo fatti di quello che scegliamo di fare nella nostra vita. Siamo rappresentati dalle nostre abitudini di vita.
e anche le persone che magari, non so, hanno degli atteggiamenti magari un po' più difensivi oppure di aperta rabbia, di aggressività, le persone in generale più esposte allo stress, sono quelle più esposte alle malattie autoimmuni, alle malattie metaboliche, ma anche alle malattie cardiovascolari, ai rischi cardiovascolari. Vi ringrazio moltissimo, penso di avervi detto un po' tutto quello che mi ero proposta e ci vediamo tra una settimana. Buon weekend, grazie sempre.